Merci Madame la Presidente. Ma questa mozione si inserisce nel processo di cambiamento di cui vogliamo essere portatori e si ispira a principi che sono alla base dei nostri programmi per i quali noi siamo stati eletti e ai quali noi oggi rispondiamo non solo qui in Consiglio, ma principalmente nell'istituzione. È una mozione che ha creato qualche turbolenza anche nelle fila della maggioranza, consapevoli che, come è stato ricordato, questo è un tema che oggi sta facendo presa, ma non solo sulla comunità, anche nelle persone, negli eletti, che si rendono conto che un mondo sta cambiando, che una società si sta evolvendo, che un sistema a cui abbiamo contribuito in tanti, tante persone hanno contribuito alla cui costruzione, oggi necessita di avere regole nuove, proprio per rispondere a questa esigenza di cambiamento. Una turbolenza che potremmo definire anche forse dei risvegli di coscienza, che noi capiamo che sono gli stessi che ci hanno fatto ad un certo punto abbandonare non tanto il sistema quanto la degenerazione del sistema. Perché è sempre l'esasperazione, l'esagerazione di certe prassi che portano poi a dover mettere delle regole fisse e a dover codificare ciò che è un'esigenza che si sente e che è un'esigenza anche della comunità. Un'iniziativa che prende spunto da due fatti. Intanto, per quanto ci riguarda, riprende un'iniziativa che avevamo sollecitato sulla questione delle nomine INVA, chiedendo lumi al Presidente sulla normativa vigente, perché esiste in questo momento una normativa nazionale che ha cercato di incarnare questa esigenza di cambiamento, di regole più fisse nella politica e soprattutto nelle nomine, quindi una procedura che si inserisce all'interno di normative nazionali e in generale una riflessione sulla società partecipata che fa parte di questo dibattito che noi abbiamo cercato di iniziare in questa legislatura. Per portare che cosa? In parte questo è già stato ricordato, per portare criteri, regole certe, trasparenza, rinnovamento, meritocrazia e anche la questione della non cumulabilità, che non è indifferente e ci tornerò. Società partecipate, controllate e non solo regionali, anche quelle comunali, alcune, anzi una è stata citata, dove spesso si è fatto ricadere, che sono spesso diventato luogo per riciclare personaggi o persone che non avevano più sbocchi né politici né amministrativi nel mondo amministrativo o politico. Quindi quello che potremmo chiamare il posteggio politico, che per anni è stato forse anche uno degli elementi che ha portato oggi alla distanza, alla lontananza della gente dalla politica, perché forse la crisi ha accentuato questo atteggiamento nei confronti della politica. E sicuramente uno degli elementi è stato anche questo, il fatto di sapere, di vedere persone posteggiate politicamente in società con compensi cospicui, senza avere titoli e meriti che forse erano rapportati anche al momento del vissuto personale, ma che oggi con l'avanzare della società e con l'evoluzione dei tempi anche tutto ciò che viene richiesto in qualsiasi tipo di incarico da affidare ha fatto modificare questa realtà. Oggi questa crisi, dicevo, forse ha accentuato questa esigenza di cambiamento che noi sentiamo, che sentiamo nella volontà di portare regole certe e di norme e che poi sono uno degli impegni che noi chiediamo attraverso questa mozione. C'è da dire che lo Stato ha anticipato questo dibattito, un dibattito che chiaramente non è solo un dibattito a livello regionale, un dibattito che si è sviluppato a livello nazionale e per una volta lo Stato ha anticipato ciò che spesso era stata una buona prassi come Regione Autonoma, soprattutto come Valle d'Aosta, di avere delle regole, di avere atteggiamenti diversi rispetto a un atteggiamento statale nel quale sinceramente, spesso non ci riconosciamo, basti anche guardare la televisione ogni giorno. In questo caso invece lo Stato è intervenuto attraverso una normativa. Quindi
E quale normativa? Beh, il decreto anticorruzione, quello che viene chiamato anticorruzione, che è questo decreto 39 di cui abbiamo parlato sollevando la questione di legittimità, o comunque nella prassi dell'iter di nomine INVA, che ha codificato attraverso questo decreto ciò che in parte ci stanno chiedendo i cittadini, ciò che in parte sentiamo all'interno delle nostre sensibilità. E che ha previsto, da un punto di vista di codificazione normativa, alcune previsioni. Beh, intanto è all'origine di quella della impossibilità di parcheggiare politicamente i cosiddetti trombati, quello che ha fatto venire il mal di pancia ad alcuni colleghi che conosciamo, che incontriamo per strada, che non hanno potuto essere piazzati segretari particolari di qualche assessore, che hanno dovuto tornare a scuola. Insegnare che non hanno potuto in qualche modo beneficiare di quello che invece altri magari hanno potuto beneficiare. Questo proprio in virtù di questo decreto. Ma sempre nell'articolo 7,2 di questo decreto vengono citate anche e soprattutto le società partecipate e controllate, e non solo quelle regionali. Si parla, si fissano dei paletti, popolazione superiore a 15.000 abitanti. E che cosa si dice? Beh, si dice che chi nei 2 anni antecedenti abbia ricoperto non solo quindi ruoli politico-istituzionali all'interno dei consigli regionali o provinciali, ma anche chi ha fatto parte con ruoli di responsabilità apicali all'interno di certe società non può essere rinominato. Ecco perché noi ci eravamo chiesti, ma e credo che fosse anche alla base del ritardo nell'iter INVA e forse anche del cambiamento che poi è avvenuto, dal chiederci ma come mai in INVA vengono ritardate le nomine e in base a che disposizioni normative in INVA si procederà nel rinnovo. Anche perché il decreto anticorruzione ha creato un po' di sconquasso nell'interpretazione di queste norme. Con il Presidente avevamo avuto un confronto e il chiarimento era stato in una dei pareri di questo decreto anticorruzione, sono delle note che questa autorità fornisce agli enti locali o agli enti territoriali che richiedevano puntualmente quesiti. E i sindaci su tutti, l'Associazione Nazionale dei Sindaci su tutti aveva chiesto chiarimenti. E aveva chiarito che l'interpretazione andava nell'ottica del divieto che opera soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisca invece la conferma dell'incarico già ricoperto. Quindi aveva fatto chiarezza dicendo, beh, nella stessa società si può essere rinominato, mentre in un'altra società no, e c'è il limite se negli ultimi 2 anni si è ricoperto un ruolo apicale. Questo per dire che lo Stato è già intervenuto e ha fissato queste norme e lo Stato oggi traccia già una strada, un sillon, che va nella direzione di ciò che noi chiediamo al primo punto dell'impegno, cioè di rivedere la normativa vigente inserendo dei criteri di rinnovamento. Questo vincolo dei 2 anni è sicuramente un vincolo che lo Stato ha inserito per garantire un minimo di rinnovamento e per evitare anche l'accumulabilità o il fatto che ci siano sempre le stesse persone nelle medesime società o comunque nel panorama delle società partecipate o controllate. Quindi noi che cosa chiediamo? Chiediamo 2 cose. Intanto l'impegno condiviso affinché tutti assieme, noi non chiediamo di avere e non pretendiamo di avere una ricetta, ci possono essere sensibilità diverse sia nella maggioranza che nell'opposizione, sui crismi. Un mandato, 2 mandati, chi può accedere e con che titoli, ma sicuramente quello che chiediamo è un impegno condiviso a rivedere queste norme, questa normativa, inserendo criteri, di rinnovamento, quindi, il fatto di non poter più ricoprire ruoli nelle stesse società, della meritocrazia, quindi legandole a titoli e a competenze, e non la non cumulabilità. Non cumulabilità è stato in parte ricordato perché abbiamo esempi, senza scomodare nomi e cognomi, di amministratori pubblici, anche sindaci che sono amministratori di società pubbliche, che sono segretari particolari, che altro che la legge del PD che impedisce il doppio lavoro per i consiglieri regionali. Qui abbiamo degli Superman, dei Superman.
Perché sono dappertutto. 8-9 società nel privato, una nel pubblico, sindaci, segretari. Ci chiediamo anche materialmente, al di là di cumulare gli emolumenti, come facciano a svolgere tutte queste mansioni. Dico questo perché da amministratori ognuno di noi si è scontrato in un certo momento con la possibilità o la difficoltà di conciliare quella che è una norma generale con quella che sono le norme di interesse politico. Vi faccio un esempio: quando abbiamo lavorato all'istituzione della Film Commission, onde evitare nomine politiche in un istituto che deve occuparsi di cinema, la legge era partita con un certo iter e poi in commissione, i colleghi se lo ricorderanno, avevamo inserito, onde evitare che nel Consiglio di amministrazione ci fossero appioppati i cosiddetti nominati politici, avevamo inserito i coordinatori dei due dipartimenti e ci eravamo messi al riparo anche di una certa spartizione, poi in quel momento la maggioranza allargata vedeva anche la questione della Lega Nord che poi è transitata, ma aveva delle rivendicazioni su questo dossier. Dico questo per dire che abbiamo detto benissimo, noi inseriamo il criterio dei coordinatori e per il direttore, il presidente, mettiamo la laurea e mettiamo esperienza pluriennale internazionale in ambito cinematografico e così siamo ricaduti su delle professionalità che in qualche sorta erano ineludibili dal punto di vista delle competenze. Ho citato questo per dire che noi chiediamo semplicemente che l'esigenza che abbiamo sentito come amministratori, che oggi incarniamo, e penso non lo facciamo una battaglia nostra solo come forze di opposizione, ripeto, sicuramente è qualcosa che serpeggia anche nella maggioranza, beh, questa cosa noi la chiediamo che venga codificata, con intervento normativo. Questa è la prima parte. La seconda parte, noi vorremmo sottolineare che non abbiamo nulla di personale con le persone che oggi incarnano e ricoprono questi ruoli. Noi cerchiamo di fare dei discorsi di quadro generale. Oggi le uniche nomine che sono state fatte dal governo in questi primi mesi sono queste di questi due organismi. Il collega Ghisciarda ha ben ricordato che esiste un'altra nomina che fa parte della coperta politica, che è quella della PS, e qualcuno tra l'altro ha dovuto anche dimettersi dal posto di lavoro per poter rientrare in una certa nomina. Comunque quello è più competenza, diciamo, dell'amministrazione comunale di Aosta e quindi auguriamo a chi sarà nominato di essere poi realmente nominato, altrimenti ecco, le scelte forse non sono state proprio quelle che forse qualcuno sperava, soprattutto se si vede il destino di chi oggi appunto è oggetto di questa iniziativa. Non abbiamo nulla di personale e nulla a che vedere con la stima che noi riserviamo per le persone in generale, ma in queste due società, la prima è chiaro che al di là di essere state le prime nomine che sono state portate avanti, i criteri che noi rivendichiamo sono in antitesi con le persone che incarnano oggi e che rivestono questi ruoli, perché per quanto riguarda l'ARER è un ruolo che è già stato ricoperto all'interno del medesimo organismo, la cumulabilità delle cariche è indubbia perché insomma, è quella che noi tutti conosciamo e il rinnovamento anche non fa parte di quello che queste persone rappresentano. Il problema oggi pare superato perché, come immagino che i mal di pancia siano derivati non solo dalla persona nominata, ma dal fatto di aver letto sui giornali della nomina, beh, sugli stessi giornali abbiamo letto delle dimissioni. Non sappiamo se sia più fittizia la nomina o più fittizia la vicenda delle dimissioni, anche perché non sappiamo come in effetti queste si svilupperanno e magari chiediamo anche lume, visto che questa è l'occasione per parlare, se esistano queste dimissioni, se siano state ratificate, nel senso se ci sia stata una presa d'atto, ecco, visto che si parla di presa d'atto in caso di dimissioni all'interno degli organismi stessi, ma non riteniamo superata la questione solo per aver appreso sui giornali che sono avvenute delle dimissioni. E quindi chiediamo, sia per quanto riguarda l'ARER che per quanto riguarda l'INVA, dove i
crismi e il metro di giudizio è lo stesso, nulla di personale, ma ecco il rinnovamento per quanto riguarda chi da un punto di vista amministrativo ha solcato una lunga carriera e che ricopre già cariche, è stato citato, ha già cariche in altre società, nella società Salva Precari, e tra l'altro inviterei anche a chiedere magari un'interpretazione, perché questa interpretazione del decreto anticorruzione che dice che il divieto operi soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente, ecco, oggi abbiamo un amministratore di un ente che viene nominato in un altro ente, poi le funzioni apicali o meno, qui si parla di amministratori, quindi solleviamo anche un dubbio inerente a queste interpretazioni che come quesito credo che sia fattibile da richiedere. E noi crediamo che approvando questa volontà di intervenire da un punto di vista legislativo e normativo e revocando sin da subito queste nomine già effettuate si possa ripartire in modo corretto e cercando di porre i paletti in un inizio di legislatura, sondando le disponibilità e le sensibilità ad agire in questo campo, evitando che ci sia come sempre la giunta che agisce prima che ci sia una condivisione del Consiglio, tutto intero, noi ribadiamo, tutto intero, sulla volontà di intervenire in questa materia. Se non altro facendo un bel confronto in commissione e misurando quali sono le diverse sensibilità. Chiediamo un intervento e ripetiamo, noi siamo fermamente convinti che il sistema vada cambiato, altrimenti non avremmo fatto certe scelte che oggi ci vedono seduti qui, non avremmo scelto di effettuare un certo percorso, non avremmo abbandonato un sistema nel quale non ci riconoscevamo più, ripeto, soprattutto nella sua degenerazione e esagerazione, e noi saremo felici se ci fosse veramente una presa di coscienza anche da parte di membri della maggioranza per porre un freno all'esagerazione, perché spesso non sono le regole che sono quelle su cui discutere in vista di un'impossibilità di trovare un accordo. Spesso è la non applicazione di regole, in questo caso l'assenza di regole, ma una volta discusso sui contenuti delle regole si potrà soprattutto evitare questa degenerazione che proprio l'assenza di regole oggi ha causato e, ripeto, anche con malumori che serpeggiano non solo in chi è seduto su questi banchi. Quindi il nostro è un impegno che richiediamo in modo sereno, cercando non solo su questo tema, ma sul tema delle partecipate in generale, visto che già è stato accettato un atto di impegno in seconda commissione, a serenamente dibattere tutti assieme per modificare quello che è un sistema che oggi non può più continuare ad andare avanti così. Grazie. Merci. La parola au collègue Bertin.